I carabinieri del NOE di Napoli, insieme al personale dei carabinieri di Rocca d'Aspide, con la collaborazione del personale dell'ASL Salerno e dell'ARPAC, nel corso di un controllo finalizzato al rispetto della normativa ambientale, hanno eseguito un sopralluogo nei pressi di un'azienda zootecnica per l'allevamento di suini ubicata a Rocca d'Aspide, già oggetto di sequestro per illecita gestione dei rifiuti liquidi provenienti dall'attività zootecnica, smaltiti attraverso lo sversamento nel prospiciente corpo idrico superficiale, confluente poi nel fiume Calore. Le successive verifiche hanno consentito di riscontrare, come spiega una nota stampa dei carabinieri del NOE, lungo la superficie aziendale e in alcuni terreni limitrofi, residui di rifiuti speciali di provenienza industriale, costituiti da plastiche, stoffe, scarti di attività di costruzione e di demolizione. E i successivi approfondimenti dei carabinieri, collaborati dal 21esimo reggimento Genio Guastatori dell'Esercito Italiano di Caserta, consistiti in attività di scavo, hanno permesso di rinvenire, tombati nella proprietà, ingenti quantitativi di rifiuti speciali, anche pericolosi, di provenienza industriale, costituiti da scarti della lavorazione dell'industria tessile, residui plastici, sacchetti di rifiuti solidi urbani, scarti di pneumatici e rifiuti combusti, verosimilmente inizialmente confezionati in balle. L'attività di indagine continuerà, intanto il titolare dell'azienda zootecnica è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti.